come ti chiami? Elisa Feltrin. Anna Feltrin. Meglio conosciuta come? Le Feltrin. Le Feltrin. Perché questo nome? Perché l'unione ovviamente del nostro cognome. Perché è il cognome mio e di Anna, mia sorella. La gente sa che siete sorelle? Non sempre. Non tutti. Alcuni pensano che siamo solamente delle amiche, perché non ci somigliamo poi così tanto. Chi è più giovane? Io. Lei, anche se sembro io più giovane. Dove sei nata? A Treviso. Sono nata a Motta di Livenza. Dove vivi adesso? San Polo di Piave, però mi trasferirò a Treviso. A Milano. Chi è la più alta delle due? Lei. Io. Quanto sei alta? 1,73. 1,65. Colore occhi? Verdi. Azzurri. Tratto distintivo? Capelli rossi. La frangia. Chi di voi due è più manager? Mia sorella. Io. Chi di voi due è più artista? Io. Lei. Più bella? Tutte e due. Ma direi lei. Più testarda? Mia sorella, ma anche un pochettino io. Io? Però anche lei quando ci si mette. Più empatica? Io? Direi entrambe, in modi diversi. Più rompipalle? Mia sorella. Quello sicuramente io. A scuola chi era più brava? Mia sorella. Io. Sei laureata? Sì. Sì? In cosa? È una laurea in grafica d'arte all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Allora, una laurea triennale in relazioni pubbliche e pubblicità e una laurea specialistica in trade marketing e comunicazione d'impresa, entrambe prese allo IULM. Sulla carta d'identità, la voce professione, cosa c'è scritto? Impiegata. Impiegata. Che lavoro facevi prima di questo? Lavoravo come commessa e allo stesso tempo facevo anche la makeup artist. Lavoravo da Sephora e facevo la vice responsabile in un negozio. Avete mai pensato di tornare a lavorare separatamente? C'è stato un momento in cui l'ho pensato, ma poi ho capito che l'unione fa la forza. Ci sono stati dei momenti in cui volevamo intraprendere l'attività da sole, ma ovviamente entrambe pensiamo che l'unione faccia la forza. Numero di matrimoni a cui avete lavorato nel 2019? Tantissimi. All'incirca una trentina. Perché una sposa dovrebbe scegliere voi? Perché abbiamo uno stile unico e rendiamo ogni donna, oltre che bella, unica. Perché abbiamo un tocco magico, ci occupiamo di lei da quando arriviamo fino a quando non sale in macchina, la vestiamo, insomma, la coccoliamo, quindi perché non essere coccolate il giorno del proprio matrimonio? Truccate anche le spose brutte? In realtà secondo me non esistono spose brutte, esistono solo donne che hanno bisogno di un pizzico di make-up. Ma non ci sono spose brutte, ci sono solo spose che hanno bisogno del make-up giusto. Fate tutti i matrimoni insieme? In realtà no, gestisco io la parte del Veneto, mentre mia sorella quella ovviamente di Milano e dintorni, ma ogni tanto ci diamo una mano. No, io mi occupo soprattutto dei matrimoni di Milano e dintorni, mentre Anna si occupa di quelli del Veneto, però ci diamo una grande mano quando serve. Social network preferito? Instagram. Numero di follower? 10.200 in crescita. 10.200 però. In crescita. Foto che ricevono più like? Quelle insieme, dove siamo io e mia sorella. Quelle insieme, ma anche quelle dei prima e dopo, dove mostriamo il potere magico del make-up. Attraverso Instagram vorreste? Spaccare. Insegnare alle donne che non serve tanto trucco per essere belle, solo quello nei punti giusti. Quanto sono importanti le sopracciglia in un viso? Sono fondamentali, sono la parte più importante di un make-up. Molto importanti, ti danno praticamente l'espressività. Chi delle due è brow artist? Io. Lei. Cos'è il microblading? È un trucco semipermanente che dà alle sopracciglia un effetto iperrealistico, quindi vengono disegnati i peli sostanzialmente. Il microblading è una tecnica di tatuaggio semipermanente per sopracciglia che va a ricreare dei peli laddove i tuoi peli delle sopracciglia non ricrescono più. Voi l'avete fatto? Io sì. Mia sorella sì, io no, perché me lo devo far fare, non me lo posso fare da sola. Cosa dite ad un'amica che non sa truccarsi? Di venire a fare una lezione dalle Feltrin. Di fare una lezione con le Feltrin. Per voi una donna deve essere sempre truccata? Deve sapersi valorizzare nei punti giusti, quindi un po' di trucco ci sta sempre. Un minimo sì, non serve tantissimi, non servono tanti prodotti, quelli diciamo pochi ma buoni. Se doveste andare su un'isola deserta, qual è il prodotto beauty al quale non potete rinunciare?
fondotinta. L'SPF, il fattore di protezione, assolutamente io me lo porto, perché sennò c'ha ancora con queste macchie. Quanto è importante la skincare? È fondamentale perché è alla base di un buon make-up. Molto importante. Quanto tempo ci mettete a truccarvi? 10 minuti e un quarto d'ora. Allora, io ci metto massimo 10 minuti. Ovviamente dipende anche dall'occasione, perché se dobbiamo fare delle foto oppure dobbiamo prepararci per un'occasione particolare, il trucco è sicuramente più lungo. Quanto tempo ci mettete a struccarvi? 10 minuti, poi dipende, perché ovviamente ci sono dei giorni in cui mi faccio anche delle maschere. 10 minuti, 5 minuti. Favorevole o contraria a non mettere il fondotinta? Contraria, anche se io approvo anche la BB cream o la CC cream. Contraria. A non struccarsi la sera. Contraria. Al botox. Contraria. Allora, sono contraria se diventa un snaturarsi, quindi se vi trasforma la faccia. Ai siliconi nei prodotti cosmetici. Favorevole, perché? Perché i siliconi fanno durare di più il make-up. Favorevole, perché ovviamente, soprattutto se parliamo di make-up, la performance del prodotto certe volte è aiutata dai siliconi. L'importante è struccarsi. Alla cipria. Favorevole nei punti giusti. Favorevole. Alle extension alle ciglia. Contraria. Alle ciglia finte. Favorevole. Favorevole, soprattutto alle ciglia finte a ciuffetti. Alle eyeliner nel trucco sposa. Contraria, potrebbe appesantire troppo il make-up di una sposa che deve essere sempre fresca e naturale. Favorevole se è un eyeliner molto fine e è adatto all'occhio della persona a cui viene messo. Ai trucchi bio. Favorevole, ma solo eventualmente in alcune occasioni. Dipende. Ultima dichiarazione. Contattateci. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Saluta il pubblico. Ciao!